Celebrando i santi, la Chiesa pellegrina sulla terra vive ed esprime nella liturgia il vincolo spirituale che la unisce alla Chiesa del Cielo. Sono uomini e donne comuni, semplici, a volte ultimi per il mondo, ma primi per Dio. Papa Francesco guarda la santità come un ponte tra cielo e terra. Le sue parole risuonano insieme ad una musica che celebra la santità di Maria, quella che si compie sotto la croce. Sono le note dello Stabat Mater di Francis Poulenc, pagina scritta nel 1950 dal compositore francese sulla celeberrima lauda di Jacopone da Todi. Nel Credo professiamo una verità fondamentale della fede cristiana, la comunione dei santi. È la comunione che nasce dalla fede e unisce tutti coloro che appartengono a Cristo in forza del battesimo. Si tratta di una unione spirituale che non viene spezzata dalla morte ma prosegue nell'altra vita. In effetti sussiste un legame indistruttibile tra noi viventi in questo mondo e quanti hanno varcato la soglia della morte. Noi qua giù sulla terra, insieme a coloro che sono entrati nell'eternità, formiamo una sola e grande famiglia e si mantiene questa familiarità. Per il Pontefice, questa meravigliosa comunione, questa meravigliosa unione comune tra cielo e terra si attua nel modo più alto ed intenso nella liturgia e soprattutto nella celebrazione dell'Eucaristia, che esprime e realizza la più profonda unione tra i membri della Chiesa. Nell'Eucaristia, infatti, noi incontriamo Gesù vivo e la sua forza e attraverso di Lui entriamo in comunione con i nostri fratelli nella fede, quelli che vivono con noi qui in terra e quelli che ci hanno preceduto nell'altra vita, la vita senza fine. Questa realtà ci colma di gioia. È bello avere tanti fratelli nella fede che camminano al nostro fianco, ci sostengono con il loro aiuto e insieme a noi percorrono la stessa strada verso il cielo. Ed è consolante sapere che ci sono altri fratelli che hanno già raggiunto il cielo, ci attendono e pregano per noi affinché insieme possiamo contemplare in eterno il volto glorioso e misericordioso del Padre. Papa Francesco spiega che nella grande assemblea dei santi Dio ha voluto riservare il primo posto alla Madre di Gesù. Maria è al centro della comunione dei santi, quale singolare custode del vincolo della Chiesa universale con Cristo, del vincolo della famiglia. Lei è la Madre nostra. Per chi vuole seguire Gesù sulla via del Vangelo, lei è la guida sicura, perché è la prima discepola. Lei è la madre premurosa ed attenta a cui confidare ogni desiderio e difficoltà.